Ascolta questo, le terapie brevi sono efficaci, la terapia cognitivo-comportamentale è efficace, la terapia dialettico-comportamentale è efficace, la psicoanalisi e le terapie psicoanalitiche sono efficaci, la psicoanalisi e le terapie psicodinamiche sono efficaci. È efficace anche la psicoterapia sistemico-relazionale, lo stesso dicasi per la terapia strategica. La terapia breve centrata sulla soluzione ha mostrato ampiamente di essere efficace, anche l'ipnosi ericksoniana è efficace, e persino la terapia a seduta singola è efficace. Ma se tutti sono efficaci, qual è la differenza? In parte sono convinto che gran parte della differenza sia nell'uomo, in questo caso soprattutto, ma non solo, nel cliente. Ad oggi sembra che cercare una taglia unica valida per tutti non sia efficace. Ma se invece che sull'uomo ci focalizziamo sulla psicoterapia, sui modelli e scopriamo che sono tutti efficaci, che cosa ci rimane? Sì, ok, è una domanda fantascientifica per alcuni, perché è indubbio che certi approcci ci hanno portato più dati a livello quantitativo di altri. Ma come dicevo e spiegavo in un altro video, non può essere solo una questione di quantità, di quante ricerche in più di me hai. È importante, ma non è tutto. Peraltro nel 2012 l'American Psychological Association ha detto che i generali effetti della psicoterapia sono abbastanza costanti nella maggior parte delle categorie diagnostiche, con variazioni influenzate più dalla gravità generale che da diagnosi particolari. Ovvero le variazioni nei risultati sono più fortemente influenzate dalle caratteristiche del paziente, ad esempio cronicità, complessità, supporto sociale, intensità. Quindi sono più influenzate dalla gravità generale e da fattori clinici e di contesto, piuttosto che da diagnosi particolari o da brand di trattamento specifici. Poi, per chi se lo sta chiedendo, questo in realtà è Pascal, perché non esiste un libro dell'American Psychological Association con quanto ho detto, ma lo potete trovare liberamente sul suo sito. E se vogliamo essere ancora più precisi, l'APA nello stesso documento dice letteralmente che differenti forme di psicoterapia tipicamente producono risultati simili. E inoltre che il confronto tra diverse forme di psicoterapia il più delle volte si traduce in differenze relativamente non significative. Insomma, la psicoterapia è efficace. Non la psicoterapia cognitivo-comportamentale, non la psicoterapia psicodinamica, non la psicoterapia strategica, ma la psicoterapia in generale. Ma allora, a questo punto, una sfida essenziale non è forse quella dell'efficienza? Non è l'unica sfida, certo. Ad esempio, il fatto che la psicoterapia sia efficace non significa che sia sempre molto efficace. Ci sono ambiti in cui la psicoterapia deve fare ancora tanto per migliorare. Ma premesso ciò, premesso che le sfide sono tante, una di queste sfide essenziali non è forse l'efficienza? Da un lato, no. Sai perché è stato dato il nome terapie brevi? Perché al tempo le terapie erano generalmente lunghe. Parliamo della fine degli anni 60, in cui il paradigma dominante era ancora quello psicoanalitico, come puoi anche leggere nel nostro ebook sul sito www.istitutoicnos.it, dove c'è questo ebook di 40 pagine sulle terapie brevi che ho scritto io. Leggilo. Ma oggi molte terapie sono brevi, quantomeno su carta. Quindi, da un lato, insistere sull'efficienza può essere poco utile oggi, molte terapie già sono efficienti oggi. Dall'altro lato, però, puntare sull'efficienza sì, ha molto senso, e come? Una persona a cui ho fatto, un collega a cui ho fatto questo ragionamento, mi ha detto: scusa, ma se molte terapie oggi sono brevi, durano, diciamo, da 10 a 20 sedute, ha ancora senso di parlare di terapie brevi? Ha senso, cioè, distinguere un gruppo di terapie chiamandolo terapie brevi, se di fatto molte terapie oggi lo sono? Io non amo le prese a priori di posizione. Ho portato la terapia a seduta singola in Italia, ma sono pronto, lo dico qui a testimonianza, a rinnegarla se un domani si dimostrasse dannosa o anche solo inutile. Per me una cosa funziona se funziona. Ha senso tifare per lei se dà dei risultati, e non semplicemente perché è la tua squadra del cuore. Quindi c'è un motivo per cui ha ancora senso oggi parlare ancora di quel gruppo di psicoterapie definite terapie brevi. Ed è anche il motivo per cui ha senso ancora puntare sull'efficienza. Il motivo è che l'efficienza è una questione di mentalità, o di mindset, se vogliamo. Guarda, l'esempio più facile è proprio quello della terapia seduta singola. La TSS è tecnicamente facile da ottenere. Non ci vogliono grandi abilità, non esistono strategie complesse o sofisticate tecniche comunicative. Ciò che è difficile però è entrare nel mindset a seduta singola, il single session mindset, concepire
la possibilità che un incontro sia sufficiente. E lo so che tu adesso dirai, vabbè, ma che ci vuole? Tac, è fatta, adesso sono convinto che una seduta è sufficiente, punto, vabbè, fatto. Ma non è così. Avendo lavorato con diverse centinaia di colleghi che ho formato in terapia seduta singola, posso dirti che la cosa più difficile è proprio questa, è proprio lavorare con il cliente avendo una mentalità per la quale una seduta può essere sufficiente. Lo stesso vale per l'efficienza e le terapie brevi. Quest'ultime, prima ancora che delle strategie particolari, hanno una mentalità, partono da un'epistemologia che fa concepire loro stesse, la persona, la seduta, in un modo totalmente diverso da quello di altri paradigmi. Ne ho parlato anche in un capitolo che si chiama The Vital Role of the Therapist Mindset, il ruolo vitale del mindset del terapeuta, che uscirà nel prossimo libro, prossimo anno, dedicato alla terapia seduta singola, scritto da Michael Hoyt, Jeff Young e Pamela Rycroft. Quindi, l'efficienza è ancora una sfida. Finché avremo una mentalità per cui la terapia lunga e faticosa è la norma, sì, cercare di essere efficienti sarà decisamente una sfida.